vediamo Farrell che spassa il pallone su Ford, gran manualità e l'estremo Daly in meta, grande azione, grande meta. Buon pomeriggio da Twickenham per questo quarto turno del torneo delle 6 nazioni 2020 che vede l'Inghilterra sfidare il Galles, Inghilterra che vuole continuare a vincere, c'è il Galles che vuole provare a tornare alla vittoria qui in questo tempio del rugby. Presa sicura di Toye, si parte subito, buono il numero di Young che mette nelle condizioni di correre, bellissima la meta di Watson che segna prendendosi tutta la difesa gallese, aprendola letteralmente l'errore del mediano di inizio del Galles, la meta inglese. Ora c'è ancora Young pronto a rilanciare il pallone, buono il attacco del mediano di mischia ancora in sfondamento, molto bene il mediano di mischia inglese che decide ancora di dare continuità offensiva, si sfonda con delle blocchi della mischia, ora il pallone mosso, Farrell, Ford, Daly, meta, grande azione dell'estremo ma grande la manualità tra Farrell e Ford, è una bellissima meta dell'estremo inglese, rivediamo. Ford si stringe male al penny e Daly va a segnare. Una grande relazione inglese, veramente una manualità incredibile da parte della linea arretrata inglese, la splendida segnatura di Daly. Seconda frazione di gioco, calcio d'inizio per l'Inghilterra. Vediamo come giocherà il Galles. Tompkins, buona l'azione del centro gallese, sposta su Navidi. Ancora Tompkins, difesa inglese aperta, Thomas Young sposta il pallone, Tipuric, c'è il tentativo di recupero da parte degli inglesi, ma Tipuric meta in mezzo ai pali per la terza linea gallese, che meta, tutto campo da calcio d'inizio, splendida azione di manualità, rivediamo. Tompkins riceve, sposta su Navidi, Navidi si porta alla difesa, grande continuità ancora con Tompkins che apre su Young, su Thomas e va a spostare il pallone bene su Tipuric. Ancora rivediamo, molto bella l'azione corale. Ora vediamo lo sfondamento da parte degli avanti inglesi, Marler. Rivediamo ancora, ancora tiene il possesso. Ancora una buona azione inglese, si sfonda, toglie in sostegno immediato, non c'è possibilità di errore, giocatori a vuoto, grande manualità di Ford che manda Tui Lagi a segnare una meta facile. Rivediamo, giocatore a vuoto, difesa compromessa, manualità di Ford su George North in difesa e Tui Lagi segna con facilità. Ora il Galles. Sfondamento rasente al pacchetto, Rhys Webb prova a calciare su Biggar, cerca il kick pass ma l'Inghilterra recupera, ma l'arbitro fischia, c'è un fallo inglese, l'arbitro va a cercare il numero 17 Genge e qui cartellino giallo, Inghilterra in inferiorità numerica. Ancora Webb, manda in sfondamento Shingler, mantenimento dell'ovale, cerca il riciclo del pallone, Biggar, si apre il pallone, viene messo Nord nelle condizioni di correre, ma grande la difesa dell'Inghilterra, ma forse c'è un placcaggio violento di Tui Lagi su George North, l'arbitro chiede aiuto ai suoi, rivediamo, forse è così.
Non si è l'arbitraggio è molto fiscale, intanto rivediamo l'azione, viene messo bene Norton nelle condizioni di correre, grande la difesa dell'Inghilterra e il placcaggio con la spalla. E l'arbitro va a dare l'esito, cartellino rosso per Tuilagi, brutto colpo per l'Inghilterra. Galles che deve sfruttare questa opportunità, chiarimento intanto tra Tuilagi e Norton. Tuilagi però deve uscire da qui. Si parte da una mischia, Webb a gestirla, si sposta il pallone, Dan Parks manda grande l'azione di Biggar che trova lo spazio e va a segnare una gran bella meta. Galles che deve rincorrere adesso, deve accelerare, guardiamo la meta intanto di Biggar, ancora Galles, Webb si sposta per vai, sfondamento per vie centrali, ecco ancora Webb, Biggar chiede velocità, George Norton sfondamento a prendere metri, Webb decide di partire dalla chiusa, buono, prende lo spazio, grande sotto mano e Tipulic deve solo segnare la meta, siamo già oltre l'ottantesimo, quindi forse vediamo intanto lo splendido sotto mano di Rhys Webb per Tipulic che va a segnare, piazzato di Biggar, il calcio centra i pali da posizione non facile e ferma il risultato sul 33-30. Inghilterra che continua la sua scia di vittorie, Galles che deve arrendersi, ma Galles che gioca una partita di cuore, Inghilterra cinica, determinante, le mete della prima frazione di gioco e soprattutto il carattere di questa squadra che non molla davvero mai. Grazie, è tutto da Twickenham, Inghilterra 33, Galles 30.